Benvenuti a Bolon Bright You. Trasmissione realizzata dall'associazione Bolon Bright in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Buon pomeriggio a tutti gli amici di Bolon Bright You. Ai microfoni di Radio 110 ci sono io, Andrea, per la seconda volta, e poi c'è Simone, che ormai ho perso il conto delle volte che sono stato co-conduttore e conduttore, quindi... Esatto. E un ringraziamento anche a Eliseo in regia e tutti ovviamente i brulicanti amici di Radio 110. Con noi oggi c'è Federica per parlarvi di un nuovo modo di fare dopo scuola, studiare, giocare e niente, c'è Federica della Gilda del Gioco Studio. Femminile, la Gilda del Gioco Studio. Cominciamo quindi con le domande. Spiegaci chi siete, cosa fate e perché. E da dove venite? No. E da dove veniamo? Da Torino. Nessun del pianeta circostante del sistema solare? No. Okay. Semplicemente da Torino. Ma siamo due soci, io sono Federica, Luca attualmente il mio socio sta distribuendo volantini in giro per il quartiere, per questo non è qui. Abbiamo entrambi una formazione universitaria abbastanza complementare, la mia umanistica, lui ha studiato fisica. Ah, uguali proprio. E quindi abbiamo detto, visto che copriamo molte materie tra tutti e due, perché non dedicarci alle ripetizioni, allo studio in modo più sistematico? Già, molto. Quindi gli opposti si attraggono. Esatto. Ma che giochi si fanno? Ah, subito i giochi, esatto. Se interessano. Dai. Sì. Io sono uno che non ha mai pensato allo studio, ho pensato sempre soltanto al divertimento. Al gioco. Beh, ci sta. Al divertimento. Poi lo gioco si copiava, quindi... Ci sta. È vero, si usano i codici. I codici. Addirittura usavano i cellulari per le verifiche. Sì. Beh, i cellulari ai miei tempi. Dallo studio al gioco. Cioè, ai nostri tempi c'erano i bigliettini, mi passi il cracker e dentro c'era il bigliettino. Oh, il dizionario. Santo dizionario di latino pieno di... Esatto. Comunque stiamo facendo un po' di casino. Il nome. Sì. Ah no, scusa. Sì, il nome. Il nome. Perché la Gilda? Allora, sì. Cos'è la Gilda? So che in pochi lo sanno, la Gilda praticamente è un sinonimo delle corporazioni medievali e che però è stato ripreso nel fantasy e in tanti anche videogiochi come comunità di ritrovo tra giocatori e insomma persone con interessi in comune, e noi abbiamo deciso di chiamarci Gilda per questo motivo. Certo. Perché noi siamo un po' nerd, dobbiamo ammetterlo, e quindi... Ma siccome comunque ci sono un sacco di ragazzi e ragazze a cui interessa o è interessato questo mondo, conoscendoti personalmente mi ricordo che tu eri molto attaccata alle carte, Magic, giochi di ruolo... D&D, esatto. Esattamente. E beh, certo. Che mondo è quello? Perché non l'ho mai capito io. Non basterebbero pochi minuti per spiegarlo. Ma è un mondo di fantasia, però, che si può, come dire, sfruttare poi per trovarsi con persone reali a trascorrere del tempo, divertirsi in compagnia. Questo è un po' lo spirito della Gilda. Certo. Non è che chi non ne capisca nulla di fantasy non certo. possa venire, ecco. Ma mi spieghi come con Magic c'entri lo studio? Ottima domanda. Ma la nostra idea è un po', come dire, riprendere il vecchio motto che tutti ci siamo sentiti dire almeno una volta, prima il dovere, dopo il piacere, in modo un po' meno punitivo, no, del passato, e quindi in pratica prima si studia e dopo si gioca. Le due cose proprio in parallelo non sono. Certo, io nel mentre sto sbirciando il sito che... Ricordiamolo, è Gilda del Gioco Studio, gildadelgiocostudio.com, non sbagliamolo, e sto vedendo che ci sono due calendari diversi, sì. Quindi c'è il periodo scolastico e quello extra, che sarebbe l'estate. L'estate, le vacanze di Natale, di Pasqua. Esatto. Di Pasqua, che sta vicino. Infatti.
Allora, praticamente c'è sempre comunque lo studio prima e il gioco dopo. Esattamente. Prima il dovere e poi... Senza dirlo in maniera esplicita, però il concetto è quello. Ma quindi portate i bambini a vedere la fiera del gioco? Chissà, magari un domani possiamo anche immaginarci una cosa del genere, no? Una buona idea. Oppure i tornei di Magic? Tornei di Magic li organizzeremo sicuramente. Oppure al fumetto? Fiera del fumetto, perché no? Perché no? Vabbè, allora vengo quello, non lo studio. Ma infatti i tornei saranno aperti a tutte le fasce di età, non solo ai ragazzi delle medie e delle superiori, che è il nostro pubblico. Anch'io che ho avuto un mazzo di Magic, ma ricordo ancora, blu e giallo, non sapevo come utilizzarlo, ci giocavo così, proprio come se fosse uno. Per questo ci vorrebbe il mio socio, che è quello più addentro a Magic. L'ho perso, però sì, ce l'avevo, da qualche parte ce l'ho. Le carte dei Pokémon. Vabbè, quelle sono sempre avute. Vabbè, comunque, siccome mi tocca da vicino, perché io ho frequentato una scuola serale, fate anche attività serali, quindi buono, nel senso che... Diciamo che le attività serali, per come le abbiamo pensate noi, sono invece attività più di gioco, non di studio, non scolastiche. Durante le attività serali però noi saremo aperti, diciamo, un po' a tutte le età, perché gli appassionati di videogiochi e di giochi da tavolo non sono solo i ragazzini, come io posso testimoniare in prima persona. E quindi l'idea è stata proprio un po' quella, anche dare uno spazio a eventualmente gruppi di gioco di ruolo che vogliono trovarsi con cadenza settimanale, e noi mettiamo i locali a disposizione. Quindi la sera si sboccia alla grande. non vendiamo alcolici, quindi... No. Quindi siamo seri, non siamo un bar. Che robaccia. Quindi io direi di ascoltare un po' di musica, così ci sbocciamo un po' noi. No? Esatto. Quindi con i Beach Boys, con il titolo o i cantanti, non lo so, comunque ci piace. Ascoltiamo. Eccoci di nuovo qua, rientrati con Federica del gioco Gilda Studio. Gilda del gioco studio? Sì, però io metto prima il nome del gioco, perché lo studio per me è sempre venuto dopo. Okay. Ok. Ecco, da che cosa nasce questa idea di fare i giochi per studiare, per memorizzare le robe dello studio, quindi la matematica e altre cose? Dillo con parole tue. Ma sì, usano i giochi per aiutare i compiti, no? Beh, più o meno. Noi proponiamo i giochi dopo lo studio. Diciamo che il gioco è un incentivo. Se tu finisci i compiti entro l'orario, diciamo, previsto, poi non dopo... Non si fanno insieme. No. Non funziona. Poi, per carità, ci si può provare, però magari organizzeremo qualche torneo, non so, tipo Olimpiadi della matematica, della fisica, queste cose c'è chi le fa, però... Che pazzi. Chi si diverte anche così. Ma ecco. Tipo. Tipo. Lui aveva qualche idea, però non gli... Non mi viene. Ce l'ho sulla punta del cervello, ecco. Ma cosa? Ma cosa? Appunto. Allora, comunque, giochi, studio, eccetera. Ma in sostanza, quali altre attività vengono proposte? Ok. Ma allora, gioco e studio ovviamente sono le attività principali della nostra attività. A fianco a queste c'è la parte che mi compete in prima persona, perché io sono laureata in psicologia, sono una psicologa, quindi a queste attività ho deciso di affiancare anche l'orientamento scolastico e l'insegnamento, diciamo, del metodo di studio, perché tanti ragazzi, soprattutto sulle materie umanistiche, hanno difficoltà non tanto per delle lacune loro, ma perché non hanno trovato il loro metodo di studio. E quindi questo abbiamo pensato fosse un tema piuttosto importante da affrontare in un'attività che si occupa a 360 gradi dei ragazzi, degli adolescenti. Certo, quindi c'è comunque
un supporto psicologico molto forte. Ma sì, c'è anche, come dire, proprio nella quotidianità delle attività è comunque un luogo di aggregazione e diciamo di sostegno, di integrazione un po' per tutti i ragazzi che verranno, senza per questo essere, come dire, troppo psicologica come attività. Ecco, alla fine è un dopo scuola, certo, un posto dove ci si ritrova. Quanti bambini si sono iscritti allo studio e quanti al gioco? Non ragazzi, abbiamo ancora aperto, inauguriamo sabato. Poi è mirato ai ragazzini, cioè dalle medie dalle medie, scuole medie superiori. Per me sono bambini, li vedo come anche bambini. Per me però sai, non vogliono. Mio nipote che ha 4 anni già dice io sono grande, ho 10 anni, certo. Vabbè, ma poverino, tu faglielo credere. Però non può andare alla Gilda. Non ancora, un po' piccino. A giocare? A fare cose, sì. Quei giochi di società. Esatto. No, un po' piccino. La Gilda te la gita in testa. Fagli imparare il Texan Hold'em. Poi il Texan Hold'em. Giochi d'azzardo no, in Gilda sono proibiti i giochi d'azzardo. Già, cioè, dai. Ma impari la matematica col Texan Hold'em. Impari a contare le carte, sì, le Raymond. Esatto. Dustin Hoffman. Quindi, psicologia, divertimento, studio, cioè c'è tutto. Quindi, ci sono anche i tornei che non abbiamo ancora nominato. Tornei, quindi con il casino, con la psicologia del casino, capisci? Ma tu sei fissa. Capisci chi hai a fianco e conti le carte. Quindi dici la psicologia e la matematica. Sì, e poi ti insegnano anche a guardare. A leggere la mente. A leggere la mente. No. È un'altra Gilda. Già, non è... È la Gilda Plus. Un pacchetto sbloccabile dopo le superiori. Ah, dopo un tot di livello. Esatto, dopo, okay, la maturità. Ma spot elettorale. Cosa vi differenzia dagli altri dopo scuola? Allora, di differenze ce ne sono tante, senza voler, come dire, sminuire ovviamente una la concorrenza. Vabbè, uno è il nome, indubbiamente, incomprensibile. Siamo forse quelli che hanno il nome più incomprensibile di tutti dopo scuola di zona. Però a parte quello, ma la prima caratteristica forse è quella proprio di essere molto attrezzati, di avere le console. Abbiamo una PlayStation 4, una Wii U, due televisori Ultra HD di nuova generazione. Posso quindi venire? Abbiamo. Sì, certo, nelle attività serali puoi venire. Posso giocare alla Wii? Infatti questa scelta di comunque caratterizzare in modo tecnologico anche l'offerta dei servizi è proprio per distinguerci anche un po' dalle altre realtà. Mm-hmm. Poi sicuramente siamo appunto un po' nerd, come dicevo prima, abbiamo i giochi da tavolo, i giochi di società, si potrà giocare a Magic, altri giochi di carte collezionabili, giocare di ruolo. Mm-hmm. Però insomma, come dicevo prima, non è limitato a chi già è appassionato di queste cose, magari qualcuno le scoprirà nel tempo. Che poi in tempi di crisi, voglio dire, è anche importante sapere che, ok, uno paga un servizio, però va lì e ha tutto. Cioè, certo, i ragazzini così non chiedono, mamma, comprami le carte. C'è il Monopoli? Non ancora, avevamo adocchiato quello di Futurama, perché il Monopoli classico è passato un po' di moda, no? È andato? Ok, cosa è andato? Monopoli. Ah, comunque oggi sentivo che uscirà un Monopoli World, cioè che comprende tutte le strade di del varie mondo. Città, sì, di varie, sì. Comunque, non c'entra niente, però torna alla musica, vero? Con sì. Prince, un dio della musica. E eccoci in diretta. Madonna. Dai, ma hai urlato. Dai, vabbè, non c'è un limite laggiù, no? Vabbè. No, ma mi sono spaccato un timpano, però ok, va bene. Abbassiamo. Bene, eccoci qui con Federica e Simon. Simon, prego. Sì. No, volevo chiedere a quali ragazzi sono maggiormente rivolte le vostre attività. Sì, le attività della Gilda del Gioco Studio sono prevalentemente per i ragazzi delle scuole medie e superiori, nel senso che soprattutto lo studio assistito, che poi si tratta di fare i compiti con una supervisione, è rivolto appunto soprattutto ai ragazzi che frequentano le scuole medie del quartiere in cui ci troviamo e quindi diciamo al confine tra Madonna di Campagna e Borgo Vittoria, zona Torino Nord.
però anche ovviamente i ragazzi delle scuole superiori, quindi di tutta Torino, perché si possono spostare tranquillamente con i mezzi, possono raggiungerci, soprattutto per le ripetizioni di cui spesso hanno bisogno. Ma ci siete soltanto tu e Luca o c'è anche dei volontari? Per il momento siamo in due, siamo io e Luca, con l'idea di, diciamo, ampliarci all'occorrenza, soprattutto per coprire eventualmente anche materie delle quali non siamo preparati, uno fra tutte il greco, che nessuno dei due sa, e quindi eventualmente per questo tipo di ripetizioni ci attrezzeremo. Fede, c'è il greco. Chi fa il classico? Io inciampo, non vengo. No, cioè, il greco. Sono rimasto male. Comunque. Anche sul latino. E beh, il latino, quello ci sono io per ancora il latino. Ancora il latino, però il greco. Vabbè. Ci sono ragazzi che lo studiano, al classico. Sì. La Merkel. Ma non c'entra niente. Anche per il tedesco non siamo attrezzati, comunque. Parliamo, dai, di cose un po' più serie. Sappiamo, cioè me l'hai detto tu, che siete comunque preparati per i ragazzi che sono affetti da DSA, che è disturbo specifico per l'apprendimento. Esatto. Come me. Anche tu? Io ogni due secondi quando leggevo mi addormentavo. Cioè, ma lei tutte. Oh, sono disabile, quando sono disabile sono disabile. Io sono disabile proprio, serio. DSA è poi un'altra sigla, acronimo che già... Sì, BES, bisogni specifici della... No, bisogni educativi speciali, mi fai confondere. Ok, parla. Ma sì, entrambi, nel senso che sia io, avendo una formazione specifica in ambito psicologico, ma sia Luca, che pur avendo studiato fisica ha avuto esperienza con ragazzi appunto con bisogni educativi speciali e diagnosi di DSA, siamo, come dire, abbastanza capaci di gestirli e affrontarli nell'ambito dello studio. È un ambito che, come dire, ultimamente sta riscoprendo un po' di interesse da parte anche degli insegnanti, che invece prima, come dire, classificavano a volte i ragazzi come la persona che non ha voglia di studiare o che non si applica. Invece ci sono casi in cui effettivamente ci sono dei problemi anche diagnosticati. Bisogna, come dire, aggirare quelli che sono gli ostacoli e trovare delle strategie di compenso per, insomma, per aiutare questi ragazzi anche a studiare e raggiungere dei risultati. Certo. Senza che si disperdano e magari si arrendano, no? Che sarebbe, sì, la cosa più triste. Eccomi. Comunque, quindi DSA, poi BES. BES, quindi non è la sigla del poli dove si fa un festaccio. Ok. No, perché c'è il best del poli dove si va in giro solo a fare feste. Quello non lo conosco. No, quindi... Sì, un mito, cioè io conosco. Vabbè, cose. Studio, gioco, esatto, divertimento, studio, rimaniamo, sì, sulla falsariga. Esatto, ma quindi, vabbè, per ricordarlo e ribadirlo, chi si fosse collegato ora, oppure che ne so... Cioè... Tutti al best del poli! Ma sì! Non quello! No. La gilda del gioco studio, sono pronti alla gilda, sono, vabbè. Comunque, siamo pronti a fare i tornei. Siamo pronti a fare i tornei, siamo pronti a inaugurare innanzitutto, esatto, apriamo sabato. Ma al di là di questo, che ricorderemo dopo, siete pronti ad affrontare problemi, tra virgolette, di... disturbi dell'apprendimento, DSA, BES, e poi anche a rimettere in carreggiata coloro che magari si fossero persi nello studio come pecorelle smarrite. Esattamente. È pieno, sono piene le scuole ormai. Vero? Ma sì, diciamo che anche con i tagli che ci sono stati, esatto, all'istruzione, senza voler fare polemiche, esatto, di alcun tipo, però vanno sempre meno a scuola, certo, ce ne siamo resi conto in questi giorni facendo volantinaggio, gli orari sono ridotti, io mi ricordo che andavo 3 pomeriggi anche alle medie, adesso invece gli orari prolungati non esistono praticamente più, il sabato non vanno, cioè i ragazzi sono contenti, non lo metto, certo, in dubbio, però spesso poi alla fine hanno problemi a scuola. Lamentiamoci, ma voglio dire... Possono venire alla gilda a studiare e giocare. Esatto. O studiare e giocare. Fare pausa.
giocare, fare pausa. Ti sei perso. Comunque, abbiamo parlato di Magic, di carte, di matematica, fisica, di di 21, latino e greco di 21. E quindi ora torniamo alla musica, vero? The Magic Numbers. E ben tornato in studio. Ecco, ti volevo chiedere, ma gli orari della Gilda, da quando sarete aperti, quali saranno? Ma gli orari saranno pomeridiani durante il periodo scolastico, quindi dalle 2 alle 7, diciamo, del tardo pomeriggio, tutti i giorni della settimana. Il sabato invece siamo aperti sia la mattina sia il pomeriggio con orario continuato. Questo ci permette di distinguere i momenti, come vi dicevo prima, di studio e di gioco. Durante i pomeriggi della settimana, dalle 2 alle 5 ci occuperemo dello studio assistito e delle ripetizioni, dalle 5 alle 7 del gioco. Il sabato la mattina lo studio, il pomeriggio il gioco. E poi, come mi chiedeva prima Andrea, nel periodo estivo, extrascolastico, delle vacanze di Natale e di Pasqua, al mattino faremo lo studio e il pomeriggio il gioco, come il sabato. Bene. Ma orari, ma dove siete? Vabbè, giusto. In che posto di Torino siete ubicati geograficamente? L'indirizzo preciso è via Viterbo 161. Siamo nel quartiere Madonna di Campagna, però limitrofi, diciamo, a Borgo Vittoria come zona, Torino Nord. Siamo molto ben serviti come pullman e tram, sì, e c'è anche vedendo la stazione del servizio ferroviario metropolitano della GTT, la stazione Madonna di Campagna e il collegamento quello Cirilanza con l'aeroporto. Certo. Quindi tutto. Ci sono tre scuole medie nei dintorni, insomma, l'abbiamo scelto mica a caso. Mica così. Siamo perché in fascia protetta, no? Possiamo dire. No, dico mica così perché giravano e hanno visto una bella casa. Esatto. Andiamo lì. Esatto. O perché c'era un bel ristorante. No, non è che c'era un bel ristorante. No, non c'è, peccato. Neanche un bar, ma sì, un bar c'è. Ci vorrebbe una bella, non so, merenderia nei dintorni. Dai, un consiglio. Se non sapete che fare, aprite. Comunque, abbiamo parlato di orari, dove siete, ubicazione, mezzi tutto pubblici. Ma voi avete un sito, un Facebook, un Twitter? Cioè, Twitter no, il resto abbiamo tutto. Perché non avete Twitter, che è importantissimo. No, che così se lui non dite che non avete Twitter, lui mi disviene, quindi faremo Twitter. Abbiamo Google Plus e non abbiamo Twitter. Però stavo pensando, un bell'Instagram con i selfie degli studenti, no? Ma lo creeranno già loro, non ho dubbio di questo. Sì, penso anch'io. Comunque, il sito? Il sito www.gildadelgiocostudio.com, la pagina Facebook Gilda del Gioco Studio, è tutto molto semplice. Sì. Si ripete. E sì, il numero telefonico per avere informazioni. Aspetta, dobbiamo andarle a cercare. Allora, il numero telefonico te lo leggo dal sito che ancora non l'ho mica imparato. È 328-6796-544. Abbiamo WhatsApp, quindi quello sì. Te lo stavo chiedendo perché, sai, WhatsApp ormai. Abbiamo messo anche i babacini simpatici sul contatto WhatsApp. Che carini, mamma. Ora lo metto in rubrica giusto per così gli scrivo. Ma senti, come, dove, quando? Ma le tariffe? No, non è un tasto dolente. Abbiamo ovviamente cercato di fare delle tariffe che vengano incontro anche alle necessità delle persone, perché non ci si può giustamente svenare per aiutare i propri figli ad andare a scuola. Proprio per questo motivo abbiamo pensato a un sistema a pacchetti su base mensile, quindi ogni pacchetto è valido 30 giorni, dal 5 del mese al 5 del mese successivo, per fare un esempio. Man mano che si acquistano più ore, di fatto il costo orario va diminuendo. Quindi se uno ha bisogno di, ad esempio, portare il proprio figlio tre pomeriggi a settimana a fare i compiti, a giocare, costerà meno in proporzione. Certo. Per quanto riguarda le ripetizioni, abbiamo delle tariffe differenti in base all'età dei ragazzi, quindi ripetizioni delle medie, ripetizioni delle superiori. Quelle delle superiori sono un pochino più care, ovviamente, un pochino più impegnative.
diciamo che mediamente siamo più economici di chi fa ripetizioni a domicilio, giustamente perché sappiamo che la comodità di avere la ripetizione a domicilio fa aumentare il prezzo normalmente, noi stiamo più bassi. Certo. E comunque, andando sul sito, quasi tutto scritto. Certo, a parte quello, però anche i pacchetti sono suddivisi in personaggi, cioè c'è quello esordiente che chiaramente il meno caro. È il pacchetto base, sì. Poi c'è il pacchetto apprendista, il pacchetto esperto, il pacchetto eroe. Anche in questo noi ci richiamiamo un po' al mondo del fantasy, dei videogiochi, dei giochi di ruolo, quando si sale di livello progressivamente, e così abbiamo voluto fare anche sul sito. Ah. Una cosa, chiaramente io non ho studiato psicologia, però anche l'ambiente, che è molto importante per chi studia, anche le scuole, cioè, sì. Sarebbe importante, sì, sarebbe. Fossero un po' piacevoli, però vedo che è molto, molto carino, ovviamente perché è nuovo, deve ancora aprire. Sì, beh, la nostra idea è comunque che sia tale, ovviamente anche poi nel corso del tempo. Abbiamo scelto di renderlo il più possibile colorato, accogliente, accattivante. Abbiamo anche decorato con insomma diversi quadri che si richiamano al mondo dei fumetti, dei cartoni animati. Dal sito, insomma, qualche foto c'è. Ma ricordiamo quando è l'inaugurazione? Esatto. Sì, allora noi inauguriamo questo sabato, quindi sabato 14 marzo. Siamo aperti tutto il giorno a partire dalle 10:30 e spiegheremo i nostri servizi a tutti quelli che si presenteranno. Nel pomeriggio offriremo noi una merenda per tutti i ragazzi che verranno a trovarci e faremo liberamente provare un po' tutti i nostri giochi, videogiochi, giochi di società, così da poter avere una panoramica generale su quello che saranno poi le attività della Gilda. Andiamo a giocare alla Wii U. Abbiamo Mario Kart. Wow, ma anche molti altri. Wii Fit è più bello comunque. Just Dance. Cioè basta, sembra sci? Che avete sci. Lo sci c'è nel Wii Fit lo sci. Basta, non è un programma di videogiochi. Gli sponsor della Nintendo. Esatto. No, peccato. No. Ario, vieni su. Comunque, musica. Ora ci sono i Verdena, che non mancano mai. E rieccoci su Radio 110 con Volume Variety. Stiamo arrivati proprio agli ultimi secondi, minuti. Agli sgoccioli. Agli sgoccioli, capisci? Volevo dirlo, però era un po' banale. Ma io sento proprio il tintinnio. Ah sì? Il mio sudore. Di tutto. Va. Comunque, niente, Simo, salutaci, salutami, poi io vado avanti. Ah, tu vai... No, ma mi, mi raggiungi? Sì. Allora, dai, vogliamo salutare Caterina che sta chiaramente... Traducendo. Ballando, sì, bis. Traduce in miss tutto quello che noi diciamo. Noi... Ed è un miracolo perché ci riesce a stare dietro. Cioè. Sì, vabbè, ma tanto io vado lento, anche lei, anche tu, anche lei. No, lei no, sì, un pochino. Comunque, poi... C'è Ario che riprende il bis. Ario filma un filmato, chiaramente, che vedrete già, penso, da domani sul nostro canale YouTube. E sul nostro sito che è www.volonbrite.org, che è il sito nostro, ma penso mi piaci tu. Ma va, E poi chiaramente ringraziamo tutti gli amici di Radio 110, Federica, la nostra ospite di oggi. Grazie a voi. Della Gilda del gioco scuola. Gioco studio. Boh, però anche vabbè, la scuola, dai. No, dai. L'altra volta ho chiamato l'ospite Elena invece di non Sara, quindi voglio dire. Quindi, lo sai, è un nome un po' difficile, però Gilda. È Gilda del gioco studio. Quindi, questa volta è più semplice. Più semplice. La prossima volta no, dai, no, diciamo dai. Che va bene questa. Fallo durare almeno 10 anni, poi cambiamo. No, poi dico Gilda gioco studio, senza del, cambiamo un attimino. Sito internet www.gildadelgiocostudio.com. Perfetto.
telefono, pazienza. Telefono in sovrappressione. Facebook, cercate Gilda del Gioco Studio. E poi l'email. Gilda del Gioco Studio, @gmail.com. Perfetto, quindi abbiamo detto tutto, no? Manca niente? Perfetto. Quindi salutiamo tutti e tre lì in telecamera. Anche tu, no. Dai. Lui non saluta. Pensavo maleducato. Pensavo tutti e tre dell'altra parte. Salutiamo tutti e tre, pensavo dell'altra anche parte. Anche tu, Kate, saluta. Ok. E niente. Questo, oggi questo è andato. Non so se hai bevuto una birra. Cotto e mangiato. No. Niente, diamo appuntamento mercoledì prossimo alle 16 con Volumbrite You. Non so chi ci sarà, pazienza, aggiornatevi. Qualcuno, voi accendete che qualcuno magari c'è. Esatto, e seguite anche noi, Associazione Volumbrite, su Facebook. Bene, ciao a tutti. Ciao a tutti. Alla ciao prossima tutti. Settimana. Alla ciao. Prossima. Ciao. Volumbrite ringrazia per la collaborazione la redazione Città Aperta del Comune di Torino.